Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Ciao Mirko. e Ottavia. E con la carica dei Led Zeppelin diamo inizio all'ultimo intervento di questa settimana del web marketing turistico. E insieme a noi c'è Lisa Guerrini. Ciao Lisa, ci senti? Sì, vi sento, ciao a tutti. Ok, chiediamo anche ai nostri partecipanti e agli ascoltatori se sentono bene, se ci date un feedback sull'audio, così poi iniziamo direttamente con il webinar. Ok, intanto Lisa ti assegno il ruolo di relatrice così possiamo intanto vedere il tuo schermo. Ok, sono arrivati anche i primi feedback positivi per quanto riguarda l'audio e chiediamo anche per lo schermo, quindi se è tutto a posto anche con la Mi condizione dello vedete? schermo di Lisa. Aspettiamo i Credo primi sia in feedback. caricamento. Esatto. Intanto, noi, come già sapete, in realtà ricordiamo che potete farci delle domande per Lisa, in modo che alla fine del suo intervento potremo porgliele e potete farcele anche attraverso i nostri canali social. Sì, che ricordiamo sono la settimana della formazione per Facebook. E 7 formazioni invece per Twitter. Ecco, intanto che sono arrivati i feedback anche rispetto all'audio, ok, audio e video, perfetto. Allora, Lisa, direi Bene. che possiamo partire. Parola a Va te bene. e a dopo. A dopo. Ciao, buona formazione. Grazie, questo del buona formazione ci piace una cifra. Allora, io ho preparato per questo pomeriggio una panoramica di quella che, di quelle che sono le SERP a oggi e ho provato con questo titolo le SERP Travel e le opportunità del mercato della visibilità online. Per chi non mi conoscesse, sono questa faccetta qua con gli occhiali neri, sono Lisa Guerrini, lavoro in Search Media Group da più di 2 anni. Sono 10 anni che smanetto con Google, con web marketing turistico e brand reputation, contenuti, eccetera, eccetera. Sono una SEO dipendente e adoro Google come strumento principale di studio. Ora ho ripreso un po' il webinar fatto nella passata settimana della formazione sul web marketing. Non so quanti di voi abbiano partecipato a quella, ma non è un punto 2. Ma è un, cioè non è il 2, quindi non è il seguito, ma è un altro approccio sempre riferito alle SERP di Google. Allora, cosa vedremo? Come si presentano le SERP per diverse tipologie di query, come Google gioca all'assopigliatutto, se non ve ne siete accorti nel travel sta facendo man bassa, quali possibilità effettivamente abbiamo per essere visibili, quindi capire rispetto alla SERP, rispetto a chi occupa le SERP, che cosa possiamo fare. Allora, prendiamo un esempio di query generica. In questo caso intendo generica, proprio è generica di suo, Lago di Garda. Non viene espresso in qualche modo nessuna intenzione dell'utente, è Lago di Garda. Cosa abbiamo quando ci ritroviamo di fronte a una query generica? Sono query con alti volumi di ricerca. Qui vedete i dati del Keyword Planner di AdWords. È un tool gratuito che Google offre e fino a poco tempo fa era gratuito, era sufficiente creare un account. Ora in realtà per avere dei dati piuttosto veritieri sui volumi di ricerca bisogna avere delle campagne AdWords attive, quindi vedete un po' se non avete campagne AdWords attive, sappiate che i dati non sono completamente affidabili, se le avete attive usatelo anche in termini di comprensione delle SERP. In questo caso noi guardiamo Lago di Garda. Ci dice che abbiamo una media di ricerca mensile in Italia su google.it, perché questa è la restrizione che ho fatto nei campi di ricerca, di circa 90.500 ricerche. Sono un numero importante, è sicuramente, così guardando a primo acchito, viene da dire, beh, è una query sulla quale dovrei in qualche modo puntare perché se c'è trippa per gatti ci voglio essere anch'io. Sotto vediamo anche il trend del volume di ricerca sugli ultimi 12 mesi e quindi vediamo la stagionalità in qualche modo di questa query che parte da primavera e si esaurisce dopo l'estate, anche se cioè, sono comunque volumi interessanti anche durante il mese d'ottobre. Quindi, con query generiche abbiamo un intento informativo.
Almeno questo è quello che intende Google in quanto motore di ricerca che vuole dare agli utenti le migliori risposte possibili. Allora Google che cosa fa di fronte a una query generica di questo tipo? Tende a proporre risultati di siti che forniscono informazioni generiche all'utente. Cosa significa questo? Che privilegia siti informativi come Wikipedia. Ora a destra avete la SERP così come appariva in anonimo 3-4 giorni fa. Vediamo. Nel dettaglio, vedete, il primo risultato è Lago di Garda e lo prende da Wikipedia. Poi, siti istituzionali, altri siti informativi privilegiati sono i siti istituzionali. E infatti vediamo Lago di Garda, che è parte della comunità del Garda, ente territoriale interregionale, e l'altro sito è Visit Garda, sito ufficiale per la promozione turistica del Lago di Garda. Questi sono i primi tre risultati. Questo proprio per farvi percepire come una query generica sia ormai una ricerca di informazione per il motore di ricerca. Quindi lui andrà sempre e sempre più a restituire siti autorevoli, siti che sono in grado di fornire una visione panoramica rispetto alla query che è stata digitata. Poi propone i propri servizi. Vediamo. Che cosa intendiamo per proporre i propri servizi? Qui vediamo che la SERP, quindi SERP Search Engine Results Page, sarebbe la pagina dei risultati di ricerca, propone a destra dei risultati il Knowledge Graph, questo box nel quale Google, creato automaticamente da Google, che contiene informazioni provenienti da Wikipedia. Vedete, normalmente la prima parte del testo è estrapolata direttamente da Wikipedia. Ci sono le recensioni relative a questa località, perché Google nel tempo ha creato tantissime schede località e stimola in continuazione i propri utenti a lasciare delle recensioni. Questo lo fa attraverso le mappe, quindi quando utilizziamo delle mappe chiede se siamo stati in un determinato luogo in tutto l'iter all'interno dei servizi di Google si è sollecitati a lasciare recensioni, anche perché le recensioni lasciate da utenti Google sono molto affidabili per Google stesso perché sono legati a un account email, quindi a una persona fisica reale che Google, ridendo e scherzando, tiene sotto controllo, monitora costantemente per l'uso che facciamo di tutti i servizi Google a partire dalla search, dal desktop e per tutto quello che facciamo sui nostri mobile, sia quando utilizziamo i suoi servizi, sia in quanto proprietari di un sistema, utilizzatori di un sistema Android. Quindi i suoi servizi. Qui vediamo che raccoglie una serie di informazioni, come vi dicevo, e tutto quello che vedete in blu sono già tutti i link che portano ad ulteriori approfondimenti. Quindi in Missari Sarca, cliccando lì sopra, si va direttamente o alla scheda Sarca oppure a Wikipedia e via andare con questo discorso. Quindi già qui vediamo come Google si proponga di mantenere l'utente all'interno della propria dimensione sito. Quindi tenta in tutti i modi di tenerci aggrappati alle sue proprietà e non mandarci altrove. Poi vediamo un approfondimento del Knowledge Graph dove abbiamo recensioni. Recensioni ci propone direttamente, ci sono due bottoni. Scrivi una recensione, aggiungi una foto e il link alle 2272 recensioni di Google. Già oggi, questo screenshot di 2 giorni fa, a oggi erano già aumentate 83. Quindi è vero veramente che le recensioni stanno funzionando e che Google le spinge. Quindi anche qui pensiamoci. Vediamo le call to action per l'ambiente Google. Quindi per poter interagire. Per poter interagire con questa parte del servizio di Google è necessario essere loggati. Quindi loggati vuol dire che si è loggati con il proprio account. E scrivi una recensione, è possibile, cliccando il bottone, è possibile scrivere una recensione senza abbandonare la pagina perché si apre un pop-up.
e all'interno della recensione si valuta da 1 a 5 la località o quello che è, perché poi le recensioni sono un po' su tantissime cose, però in questo caso noi parliamo di località o di alberghi, quindi si valuta da 1 a 5 la località e si può lasciare un commento che diventerà pubblico e andrà a fare parte del proprio profilo Google Plus, anche se il nostro caro Google Plus pian piano sta sparendo, ma il principio che tutto è legato all'account e all'effettiva esistenza dell'utente rimane importantissimo per Google e sfrutta questo nodo per utilizzare tutto quello che gli serve legato a tale nominativo all'interno dei propri servizi. Poi l'altro tasto è aggiungi una foto. Anche qui si può aggiungere un'immagine senza abbandonare la pagina della SERP e le immagini saranno pubbliche, ma è sempre legate al nostro account Google. Volendo cliccare, se si dovesse cliccare sulle 2272 recensioni di Google, perché è una cosa interessante, in fin dei conti abbiamo detto che una query generica è sinonimo di un utente che è in cerca di informazioni, di suggestioni, di così, si vuole fare un giro per farsi un'idea in qualche modo. Recensioni sono interessanti. Nel momento in cui si clicca su quel link, si atterra su una pagina dedicata al Lago di Garda, a tutta una serie di recensioni, nella quale si vede la valutazione media degli utenti e si inizia ad avere, con lo scroll si possono leggere le varie recensioni. Quello che è interessante è che senza abbandonare di nuovo la SERP, quindi sempre via pop-up, è possibile ordinare le recensioni per più utili, più recenti e per punteggio minimo e massimo. Quindi se uno ha un dubbio su una qualche località riferita a o su ha sentito un parere negativo perché qualcuno ha avuto una brutta esperienza e vuole andare a capire quanto questa esperienza che gli è stata riportata è stata condivisa da altri utenti, quindi verificarne la veridicità in qualche modo, cioè vedere se altre persone hanno avuto lo stesso impatto negativo, può ordinare per punteggio minimo e ritrovarsi e verificare la bontà di quello che gli è stato detto. Una cosa interessantissima è che si possono consultare tutte le recensioni lasciate dalle local guide. E poi da altri utenti. Le local guide sono delle persone che si sono rese disponibili e si sono mostrate esperti di una determinata zona. E qui capite bene che è veramente cioè diventano informazioni molto interessanti per gli utenti per farsi proprio quell'idea, per capire come vedere o se valutare quella località, quella destinazione, eccetera, ma comunque è come avere un inviato sul campo e naturalmente poi si può entrare in contatto diretto con queste local guide. Sempre all'interno di questo pop-up si possono valutare le recensioni e ancora una volta, come vi dicevo, Google ci tiene, sollecita l'utente in continuazione rispetto alla scrittura di recensioni. Anche qui in bella vista abbiamo il bottone Scrivi una recensione. Bene. Sempre all'interno del Knowledge Graph e quindi all'interno dei servizi prodotti Google abbiamo le ricerche correlate. Qui vediamo che per ricerche correlate ci propone Gardaland, Lago Maggiore, Lago Como, Lago Montebaldo e le Dolomiti. E poi vediamo che abbiamo pianifica un viaggio e panoramica. E abbiamo anche in alto a destra visualizza altri 15 elementi. Quindi cioè, vi vorrei proprio far capire come è semplice che l'utente si perda all'interno dell'ambiente Google, si faccia risucchiare in qualche modo, perché non è ingannevole, è effettivamente un ambiente ricco di risorse. Se si clicca su Pianifica il viaggio, questa visualizzazione, nella quale c'è un'indicazione per guida turistica per Lago di Garda e poi prezzo medio degli hotel 3 stelle, quindi con esplicitati 5 stelle, e di nuovo suggerimenti per città e isole che fanno parte dello spazio Lago di Garda.
che stiamo valutando. Ora, queste stesse informazioni di pianifica un viaggio noi le troviamo anche da cosa fare al Lago di Garda. Vedete come occupa la prima parte della SERP con i suoi prodotti. Quindi, cosa fare al Lago di Garda? Abbiamo di nuovo la proposta che ci propone le stesse cose, quindi Gardaland, Montebaldo, Castello Scaligero e in questo caso Caneva World invece dell'altra proposta di prima. E di nuovo abbiamo questo link a guida turistica per Lago di Garda. Cosa succede se noi clicchiamo su cose da fare? Ecco, noi atterriamo in una pagina come vi mostro, come potete vedere nello schermo. Vedete che c'è un menu. Quindi sotto Lago di Garda, che è la ricerca che abbiamo appena effettuato e che quindi in questo caso se l'utente ha cliccato effettivamente su guida e cose da fare, anzi scusate, su cose da fare ed è atterrato qui, con la banda, con lo spazio, il box di ricerca bene in vista, che ben conosciamo noi tutti utenti Google ti dice continua a cercare qui dentro, quindi continua, rimani qui dentro. Se il Lago di Garda ti basta, trovi delle informazioni che ti interessano, ma dopo che hai visto Lago di Garda e hai deciso di andare a vedere il Castello Scaligero, digita qui, continua a stare qui dentro che ti do tutte le informazioni necessarie. Quindi, finiamo in questa videata nella quale troviamo di nuovo delle proposte di attività da fare, quindi delle schede di cose da vedere. Poi abbiamo una scheda esplosa di quello che abbiamo esploso, in questo caso avevo cliccato su Gardaland. Poi abbiamo il box e su Gardaland abbiamo quello che troviamo nel Knowledge Graph, quindi la prima parte di test, scusate, le recensioni, la possibilità di andare al sito web, di avere le indicazioni stradali e quindi di essere lanciati su Google Maps. Poi abbiamo una serie di informazioni, indirizzo, dato di apertura, eccetera. E poi abbiamo domande e risposte con altre 26 risposte, che è interessante. Per esempio, si può entrare con il cane. Magari l'utente che ha digitato Lago di Garda non ci stava neanche pensando, però il cane effettivamente ce l'ha, aspetta che vado a vedere qual è la risposta. Naturalmente è una risposta che continua a svilupparsi all'interno dell'ambiente di Google. Poi cosa abbiamo a destra? Abbiamo le mappe e cliccando sulla mappa si va logicamente a Google Maps e quindi ancora un'altra volta dentro un altro ambiente firmato Google. La guida turistica che abbiamo visto essere sia nel box cose da fare come terzo risultato e sia nel box a destra del Knowledge Graph, dove ci porta? Ci porta nella stessa videata di prima, perché vedete che abbiamo guida turistica, cose da fare, pianifica un viaggio, e qui abbiamo una serie di informazioni infinite che Google ha raccolto e dagli utenti, con immagini degli utenti, da siti vari, autorevoli naturalmente, nel quale raccoglie tutte le informazioni che possono interessare l'utente, che possono proporre delle esperienze di viaggio e quindi dare quella panoramica che dicevamo prima. Per pianificare un viaggio, per farsi un'idea sul viaggio che si potrebbe fare. E quindi abbiamo tre tab: guida turistica, cose da fare, che è quello che vedevamo prima, e pianifica un viaggio. Cosa succede con pianifica un viaggio? Se si clicca su pianifica un viaggio, ecco che cosa viene esploso nella videata. Abbiamo la possibilità. Neanche la possibilità, cioè immediatamente Google dalla propria località, dove io ho scritto località, in realtà aveva messo già direttamente la località corrispondente all'indirizzo IP dal quale stavo facendo la ricerca, quindi non è neanche necessario digitare, ma lo farebbe in automatico. Proponendo delle date di soggiorno, si possono inserire i viaggiatori, si può individuare, cioè suggerire una categoria hotel. Viene comunque proposto già di default un prezzo previsto per il viaggio, tariffa per viaggiatore, vabbè qui era impazzito un attimo, non c'è proprio l'aereo da dove sto io a Lago di Garda, quindi probabilmente ha noleggiato un charter solo per me, è per quello che siamo arrivati a queste cifre. Comunque poi sotto ti dà anche i voli più ricercati, riferiti alla tratta che è stata richiesta. E tutto questo capite che è un punto unico nel quale si trovano un'infinità di informazioni ed è veramente un'agevolazione per l'utente.
Quello che dovete pensare, e questo proprio è un alert che vi do, è che nella versione mobile il Box Knowledge Graph è il primo risultato dopo eventuali annunci AdWords, che vuol dire che se voi provate a fare la ricerca Lago di Garda, se nessuno in questo momento sta puntando sulla keyword Lago di Garda, Google propone esattamente tutto quello che abbiamo appena visto, quindi con uno scroll pressoché infinito. Rispetto al Lago di Garda, tutto il layout mobile è pensato per accompagnare l'utente nella navigazione dei servizi Google, quindi Google Destination, Google Flights, Google Hotel Finder e Google Maps, e anche Google, le recensioni di Google, perché come abbiamo visto, solletica in continuazione la richiesta di recensioni. Ora, ritornando alla nostra SERP, che cosa abbiamo oltre ai siti informativi, la proposta dei servizi di Google? Abbiamo i risultati dai motori di ricerca verticale. Cosa si intende per motore di ricerca verticale? Si intende Google Images, che vi propone soltanto una selezione di immagini, esatto, e la vedete qui. Naturalmente, se si clicca sulle singole foto, si va sul sito dal quale Google ha preso quelle singole foto. Nel caso in cui si andasse invece su altre immagini per Lago di Garda, che è subito sotto dove vedete la freccetta, in quel caso si va direttamente a Google Images con l'esplosione di tutta la selezione di immagini che ha fatto rispetto alla query Lago di Garda. E poi cosa abbiamo? Sempre come motore di ricerca verticale, Google News, e quindi ci propone le notizie principali. Questo perché? Perché la query Lago di Garda è talmente generica che Google presume anche che qualcuno possa essere interessato a delle news che sono appena capitate. E siccome ci sono sempre, bene o male, delle news fresche rispetto a località turistiche, certo, se cercate il paesello in cima alla Maiella è difficile, probabilmente non ci sono notizie che, da Google News, e quindi non c'è questo box, ma quelle che sono le destinazioni turistiche, bene o male, c'è un certo movimento, c'è una certa popolazione, ci sono delle testate locali, ci sono anche testate nazionali che si possono occupare di cose locali, e quindi abbiamo anche questo box di news. Dopodiché lascia un minimo spazio a siti editoriali e forum utenti, perché qui vediamo in alto alla SERP un risultato proveniente da Il Turista. E quindi cosa vedere sul Lago di Garda? Le mete più belle, itinerario tra i posti. Vedete che non scende nel dettaglio di nulla, non propone dei siti che richiedono un'azione, ma propone giustamente dei siti che danno la possibilità di farsi questa panoramica di cui parlavamo. Qui che cosa vediamo? Le ricerche correlate al Lago di Garda sono ancora totalmente generiche. Per esempio, leggiamo Lago di Garda origine, Lago di Garda città, Lago di Garda cosa vedere, Lago di Garda cartina, Lago di Garda dove si trova Sirmione, che è l'unica, è comunque una proposta di una località, già restringiamo un pochino il campo e abbiamo in qualche modo una destinazione, Lago di Garda profondità, Lago di Garda regione. Quindi in questo caso diciamo che è tutto talmente generico che se inizialmente guardando dei volumi di ricerca così importanti ci pareva in qualche modo allettante l'idea di avere una qualche visibilità o di scommettere su quella query, ci dobbiamo rendere conto che è fuorviante e non è produttivo, perché un sito hotel o un portale comunque turistico, di viaggio, di hotel, non dico un portale informativo editoriale, ma dico un portale turistico, è difficile che possa essere visibile, che riesca a conquistare una visibilità nel lungo periodo per delle query totalmente generiche. Allora, ho provato a fare un passettino in più e quindi cercare una query Hotel Lago di Garda, quindi una query hotel in qualche modo, che è già qualcosa che si avvicina molto di più al mondo competitivo del travel. Allora, con Query Hotel vediamo subito, pa passando da keyword, sì, keyword suggest, no, aiuto, dal keyword planner, scusatemi, di AdWords, che i volumi di ricerca diminuiscono drasticamente.
abbiamo praticamente un decimo in meno di ricerche, perché siamo attorno ai 10.000 contro i quasi 100.000 che avevamo prima. E vediamo anche nel trend del volume di ricerca, qui vediamo che si sovrappongono i periodi di ricerca, perché stiamo parlando comunque sempre di vacanze e di turismo, e quindi in vacanza ci si va quando le ferie ce le danno, in realtà, e si inizia a cercare delle vacanze, specialmente per l'estate, durante la primavera. Quindi si diminuiscono drasticamente i volumi, ma probabilmente è un pochino più verosimile. Vediamo come si presenta la SERP per questo tipo di query. Allora, una query hotel ha un intento informativo, sempre, siamo d'accordo, perché non ci sono specifiche particolari. Tra l'altro, Lago di Garda non è neanche una località specifica, ma è un posto, è come Riviera Romagnola, è come Gargano, cioè sono località, ma all'interno sono aree geografiche al cui interno ci sono tante località e che saranno probabilmente parte di uno step successivo dell'utente. Quindi è un intento comunque informativo, ma più dichiarato. Google che fa? Prima di tutto vende gli spazi pubblicitari degli annunci AdWords. E qui vediamo subito che questa SERP, per esempio, con Hotel Lago di Garda, si presenta bella bella con tre annunci. E quindi troviamo due OTA, Booking e Trivago. Tra l'altro Booking vedete che è anche arricchito come annuncio. Ci sono le recensioni, la media delle recensioni, quindi le stellette che differenziano dagli altri. C'è la chiamata diretta, prenotazione sicura, prenota per domani, quindi facilita ancora di più l'azione dell'utente e gli parla direttamente. E poi troviamo un sito hotel. Di questo sito hotel vi faccio notare che è un exact match. Exact match sta a significare che il nome a dominio, Hotel Lago di Garda, corrisponde esattamente alla query che abbiamo digitato simulando gli utenti. Quindi, poi che fa? Dopo questi tre annunci AdWords, propone i propri servizi. Ah, rieccoci. E che cosa vediamo in questa proposta di servizi? Che se clicchiamo sulla mappa, atterriamo su Google Destination, che è questa visualizzazione che vedete impressionante con il prezzo medio per ogni hotel registrato impresso sulla cartina. Sulla sinistra abbiamo uno scroll di ristoranti, bar, hotel che sono presenti sia in forma organica che in forma a pagamento, che se notate come in AdWords, nella banda a sinistra vedete che c'è il boxettino verde con scritto annuncio, quindi quei due sono annunci a pagamento all'interno di Google Destination. E come vedete, sotto la barra della ricerca ci sono tutte le possibilità per filtrare e per arrivare ad avere delle informazioni molto utili, perché arrivo, partenza, il numero di persone, prezzo massimo per notte, la valutazione degli utenti, quindi di nuovo l'importanza delle recensioni, tipo e classe, e poi una serie di filtri che ci danno già dei servizi che gli hotel ci possono fornire, che hanno dichiarato quindi a Google, quindi promozioni, wifi gratuito, colazione inclusa, parcheggio gratuito, piscina, adatto agli animali, con ristorante. Capite che è l'assopigliatutto di cui parlavo all'inizio di questo intervento. Perché? Perché nel momento in cui un utente effettivamente viene catturato dentro questo ambiente, in questo ambiente trova tantissime risposte. Non è così, non sentirà, è difficile pensare che l'utente senta la necessità di andarsene da questi ambienti Google per andare a cercare e saltellare nella SERP tra i vari risultati. È molto più facile che rimanga all'interno di questi ambienti, che si faccia un'idea e che poi magari, quando avrà le idee più chiare, quando avrà qualcosa di più certo, faccia delle ulteriori ricerche, magari per andare a finire o su una località precisa oppure su un hotel preciso, quindi con nome hotel. Allora, andando avanti, chi troviamo tra i siti posizionati per una query con Hotel Lago di Garda? Allora, troviamo il sito condominio Exact Match, che è esattamente quello che abbiamo visto pagare anche un AdWords, quindi occupare due posizioni in SERP, in questo caso la prima organica e l'ultima degli annunci a pagamento. Poi troviamo TripAdvisor, ma non
con la località, ma con una proposta, quindi con i migliori 10 hotel, che sono quella tipologia di contenuti editoriali che piacciono molto agli utenti e di conseguenza Google tende a proporli all'utente. Laddove c'è, ultimamente lo stiamo notando molto nelle SERP Travel, quando le query sono generiche, e sono comunque vaghe, quindi hanno un intento informativo, quello che si trova sono molti siti editoriali che propongono delle esperienze. Esperienze, non so se questa parola vi dice qualcosa, ma ultimamente tutto il mondo del travel va verso la proposta di esperienze. Pensate solamente all'ultimo grande sviluppo che ha fatto Airbnb, proponendo non soltanto le varie strutture, ma mettendo come alternativa di ricerca all'interno del sito proprio le esperienze, quindi vendere un'idea di un qualcosa. Ed è chiaro che se l'utente che digita una query in qualche modo generica, in qualche modo con un intento informativo, Google presume che sia interessante per lui leggere un testo nel quale vengono proposte delle varie tipologie di esperienze. In questo caso chiaramente legati però a hotel, quindi i migliori 10 hotel a Lago di Garda. Poi abbiamo le OTA, perché quelle non mancano mai, sono ovunque quantunque, e quindi abbiamo Booking e Trivago, e poi abbiamo un portale locale, lagodigarda.org. Ancora andando avanti, quello che vi trovate sulla destra è un altro screenshot della SERP riferita a Hotel Lago di Garda, e quindi abbiamo ancora dei portali, tre portali, abbiamo un gruppo hotel, quindi un gruppo hotel, ve lo sottolineo perché esaminando spesso e volentieri queste tipologie di SERP, ci accorgiamo che i singoli hotel fanno fatica, se non quasi impossibile, trovare il singolo hotel della struttura, ma mentre invece dei gruppi di hotel che quindi rispondono a un nome, ma propongono o più destinazioni o più hotel nella stessa destinazione, riescono comunque a passare l'esame, diciamo, e a entrare nelle prime pagine, nei primi risultati delle SERP. E poi di nuovo vediamo Nota come ultimo risultato e come per chiusura, quindi in apertura e in chiusura abbiamo annunci AdWords. Dopo questi annunci AdWords, che cosa ci propone? Google ci propone le ricerche correlate. Ecco, qui è più interessante guardare le ricerche correlate perché essendo l'intento più dichiarato emerge l'intento più dichiarato emerge anche dalle ricerche correlate e quindi vediamo che abbiamo delle indicazioni geografiche e ci viene proposto Garda Torbole oppure Torbole sul Garda, poi abbiamo dei suggerimenti, quindi visto che mi hai chiesto Hotel Lago di Garda, non è che vuoi andare direttamente su Booking e che ti ci fai un giro direttamente su Trivago, ricordatevi che queste ricerche correlate sono spesso anche i suggerimenti che Google fornisce nel momento in cui si digita la query nel box di ricerca. Quindi capite che cioè, lì vedete qual è la concorrenza e come Google e gli utenti cercano e propongono risultati. Quindi dicevamo, abbiamo i suggerimenti Booking Trivago, abbiamo delle indicazioni di servizi in hotel, quindi Hotel Lago di Garda con spa. Ecco, questa è una cosa molto interessante perché ci permette di fare una riflessione sul fatto che ogni singolo hotel dovrebbe puntare su quelli che sono i propri servizi. Le keyword, le query generiche, bisogna lasciarle un po' dove stanno perché non si riesce più ad avere spazio in quelle SERP, mentre andare a lavorare su quello che è realmente il servizio che si offre all'utente ci permette di ridurre il dispendio di energie, di andare a colpire laddove c'è effettivamente un utente che cerca potenzialmente qualcosa che noi abbiamo un servizio che quindi va valorizzato.
Poi abbiamo dei suggerimenti con l'abbinamento offerte e comunque il prezzo, quindi Lago di Garda offerte e Hotel Lago di Garda economici. E poi la tipologia di hotel. E qui Hotel Lago di Garda 4 stelle, farei degli approfondimenti, ma per esempio in questo caso quello che mi è saltato all'occhio è che VMedia trova come suggerimento il 3 stelle, perché è quello più abbordabile, quello più abbordabile, quindi conti per le tasche un po' di tutti, e invece qui c'è un suggerimento Lago di Garda 4 stelle, quindi probabilmente ci sono molte ricerche di utenti che quando scelgono in qualche modo quella destinazione si aspettano una struttura di un certo livello con certi servizi. Ecco, spa e 4 stelle vanno molto più d'accordo che un 3 stelle con spa, che è più difficile da trovare, è più facile avere un mini centro benessere più che una vera e propria spa. Quindi, questa è la SERP di Hotel Lago di Garda. Che cosa possiamo dedurre, o comunque che cosa ci possiamo dire dopo aver fatto questa analisi? Che noi possiamo pensare di fare degli annunci ad AdWords. Non vi dico fate degli annunci ad AdWords, da domani fate annunci ad AdWords, no. Valutate se è il caso di occupare questa SERP con annunci AdWords, non questa SERP, cioè questa tipologia di SERP, laddove ci sono comunque, c'è hotel e noi siamo proprietari di hotel, o comunque ci occupiamo del web marketing di un hotel, con una località generica, quindi un'area geografica, però si potrebbe tentare, si può vedere, sapete che AdWords comunque è un sistema all'asta, fissate un budget giornaliero, se ci si riesce bene, se non ci si riesce, non è quella, si ottimizzano le campagne, non è la scommessa giusta, non ne traete vantaggio, non siete neanche, non riuscite ad emergere perché comunque andate a competere con dei grandi come Leota e di conseguenza ritornate sui vostri passi e fate delle campagne diverse, però è una delle possibilità che ci offre Google per occupare, per avere visibilità su quella SERP, annuncia di AdWords. Sicuramente curare la scheda Google My Business, perché è attraverso la scheda Google My Business che si va a prendere posto nel Google Destination e nell'Hotel Finder, perché lì Google propone, quindi in quel box del local pack, per esempio, e anche il knowledge graph in quelle immagini che abbiamo visto prima, c'è sia una parte di posizionamento, quindi un listing organico, sia il listing a pagamento. Il listing organico, Google dichiara che si entra nel listing organico per una media fra valutazione utente e prezzi. Ora, non ho avuto modo di studiare approfonditamente la cosa. Però tentar non nocere, in fin dei conti è gratuito ed è qualcosa che appartiene a Google, fa parte di quell'universo di cui parlavamo prima e che è necessario sfruttare al massimo perché comunque Google quello che crea lo crea per poi spalmarlo in giro per tutti i suoi servizi. Dobbiamo essere all'interno dei portali dell'EOTA, sì, perché è necessario, vi sto dicendo qualcosa, sì, acqua calda praticamente, ma è necessario perché sono loro che hanno la maggiore visibilità, quindi è necessario sfruttare la loro visibilità prendendosi il costo, assumendosi il costo di una presenza sui loro portali. Ed è anche molto vantaggioso, o comunque è una possibilità, è necessaria, quella di essere presenti nei portali locali, perché comunque i portali locali sono quelli che hanno visibilità assieme a Leota per le query più generiche, quelle che comunque, ribadiamo, hanno il maggior numero di ricerche e quelle per cui con un singolo sito hotel è impossibile, praticamente impossibile, essere visibili. Ora, facciamo un ulteriore upgrade, facciamo un upgrade della query e aggiungiamo offerte, quindi offerte hotel Lago di Garda. Qui già diciamo che abbiamo dei volumi, di nuovo andando a fare il focus sui volumi di ricerca, vediamo che diminuiscono drasticamente. Ora offerte hotel Lago di Garda 170 ricerche mensili, se invertiamo e quindi facciamo hotel Lago di Garda offerte siamo attorno ai 210. Non sono di certo i numeri che abbiamo visto prima.
Questo perché? Perché dobbiamo pensare che arrivati al momento della ricerca di un'offerta in un percorso che l'utente compie utilizzando il motore di ricerca, quando cerca un'offerta ha già in mente in qualche modo una località. Con tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, senz'altro potrebbe aver deciso di andare a Torvole, potrebbe aver deciso di lasciarsi affascinare dal Sirmione e quindi non è Lago di Garda quello che scriverebbe, ma un nome località. Però a noi serviva per fare questo excursus e poi perché erano più interessanti le SERP che emergevano. Allora, con una query offerta c'è un intento più definito all'azione della prenotazione, quindi siamo già in uno step più avanti nel funnel. Anche in questo caso vediamo che cosa fa Google. Allora, vende gli spazi pubblicitari degli annunci AdWords e non un po', tutti. Il massimo di annunci AdWords che si possono avere in una SERP al momento sono 4. In questo caso tutti e 4 sono stati venduti. Che cosa troviamo? Le OTA, portali hotel e un sito hotel, quindi un sito proprio di un singolo hotel. Poi, subito dopo i 4 annunci di AdWords, Google propone il risultato 0, l'answer box, che è quello che vi evidenzio a destra, quindi offerte last minute Lago di Garda, e come questo risultato propone una risposta all'utente proveniente da un sito premiato da Google con questo rich snippet. Si chiama rich snippet il fatto che, oltre ad avere il titolo, vedete che è esploso, occupa molto più spazio nella SERP, quindi è uno snippet, un risultato arricchito con l'answer box e cliccando sul box, quindi su qualsiasi punto del box, si atterra sulla pagina del sito. Questo sito offerte last minute Lago di Garda. È una posizione molto interessante e privilegiata. Anche qui dovete, io vi ho fatto tutte schermate da desktop, ma pensate allo schermo del mobile e pensate a quanto spazio occupa. In effetti, ho cercato offerte Lago di Garda, qui mi ritrovo offerte last minute Lago di Garda, quasi quasi è più interessante. Cioè questa soluzione che mi propone Google è più interessante della query che ho digitato, perché senz'altro dei prezzi vantaggiosi e magari anche per dopodomani o 2 settimane o un mese, e quindi è più facile che l'utente clicchi, specialmente da mobile. Poi che cosa abbiamo? Subito dopo l'answer box ci ritroviamo tutti questi risultati riferiti alle OTA e ai portali locali. Vedete che c'è un'invasione, sono tutti lì, chiaramente hanno tutta la visibilità del caso. Poi abbiamo comunque di nuovo, come vi dicevo prima, dei gruppi hotel che riescono a scalare le SERP di questo genere. E poi ancora abbiamo le OTA, e poi ancora AdWords. Quindi AdWords 4 sopra, 3 sotto. Siamo a un totale di 7 annunci sponsorizzati e quindi 7 annunci a pagamento, oltre a quei risultati organici che abbiamo visto invece fino adesso. Vediamo in questa parte, per questa parte, le ricerche correlate. E allora, che cosa ci piace vedere? Che si arriva ad avere un suggerimento sul tipo di trattamento. Ecco, questa è una invece di quelle query a coda lunga alle quali possiamo puntare con il nostro sito e su cui possiamo puntare anche nelle campagne AdWords che potremmo decidere di intraprendere. Abbiamo di nuovo un suggerimento a Booking, quindi questo conferma che Booking è veramente tanto ricercato dagli utenti ed utilizzato. Abbiamo questa associazione offerta Groupon, da tenere a mente, perché se effettivamente viaggiamo con le offerte, se effettivamente è un punto di forza il fatto che riusciamo a creare delle offerte, perché no? Perché non utilizzare Groupon come, quindi la visibilità che il portale Groupon ha legato al termine offerta per avere uno spazio che diversamente probabilmente non riusciremo ad occupare in SERP. E poi abbiamo un'indicazione del periodo, anche se qui è un'indicazione fuorviante perché 2017 tutti vorremmo tornare indietro nel tempo, ma non è, però questa è una cosa che prima o poi Google sistemerà. E poi abbiamo di nuovo i servizi in hotel. Anche qui, per dirci,
Che cosa possiamo imparare? Cosa ci portiamo a casa da questa analisi della SERP? Ancora una volta, gli annunci AdWords, in fin dei conti, stanno nelle prime posizioni, quindi valutiamoli e comunque valutiamo di acquisire visibilità nelle SERP per query long tail, quindi da coda lunga, con gli annunci AdWords. Abbiamo bisogno di schede e recensioni su TripAdvisor perché ridendo e scherzando salta sempre fuori e molti utenti vogliono leggere TripAdvisor perché quasi lo trovano più conviviale rispetto ad un portale, alle recensioni di Booking. È una fase precedente la prenotazione, quella di leggere TripAdvisor, perché si fa una sorta di viaggio virtuale nel quale si conoscono le opinioni di altre persone. La presenza ancora una volta nei siti OTA, presenza nei portali turistici locali e, come vi dicevo, valutare Groupon. Perché nelle mie analisi su varie SERP il fatto che ci sia la query, cioè la parola offerte, ecco, con offerte Groupon ha la sua visibilità. Se noi vogliamo puntare su offerte e pensiamo di avere un prodotto adatto e abbiamo il margine, perché poi non è che da domani tutti su Groupon e poi non ci teniamo il margine e non è così che ci si crea una clientela, si è detto tante volte perché spesso e volentieri gli utenti Groupon sono per il risparmio, quindi vengono una volta e non vengono per conoscervi e per diventare clienti, ma perché vogliono mantenersi il loro margine di risparmio. Quindi va valutato, però è senz'altro una possibilità che la SERP offre. Ora, spero di fare in tempo, accelero un attimo. Ho fatto anche il focus su un singolo hotel, anche qui perché era molto interessante quello che emergeva dagli ambienti sempre di Google. Allora, chiaramente, query nome hotel, l'intento è dichiarato. Prima di tutto, come al solito, che cosa ci troviamo come risultato? Un annuncio pubblicitario, AIDA, però mi viene da dire. Perché? Perché in questo caso Booking.com punta sulle query di brand. Sempre, spesso e volentieri, non solo Booking, ma in questo caso vediamo Booking. Le OTA puntano sulle query di brand e si posizionano prima del sito, del nostro sito, quindi del sito della nostra struttura. Ecco, non va bene. Che cosa possiamo fare però? E dobbiamo fare? Dobbiamo fare brand protection. Brand protection vuol dire puntare 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, su annunci AdWords con il nostro nome brand. Questo vale per i nomi degli hotel, vale per i brand di abbigliamento, vale per qualsiasi azienda. Bisogna proteggersi. Google ci dà la possibilità, visto che è il nome brand, è il nome nostro, di avere una precedenza su tutti gli altri che scommettono sulla nostra query brand. Quindi in questo caso, se l'hotel Alfiore avesse una politica di protezione del brand e facesse campagne AdWords sul proprio nome hotel, sarebbe primo di Booking. E questo è già una cosa molto importante, perché se no, con tutta la fatica che abbiamo fatto per farci conoscere come hotel Alfiore, come prima cosa gli diciamo vai a prenotare direttamente da Booking che mi piace pagare le fee. Quindi, poi che cosa abbiamo? Presenta il sito ufficiale relativo alla query di brand, come è giusto che sia. Poi abbiamo di nuovo portali turistici e OTA e di nuovo i propri servizi. I propri servizi, cosa abbiamo? Il box a fianco a destra, hotel e ristorante, vediamo il nostro knowledge graph e qui vediamo che come call to action abbiamo prenota una camera. Prenota una camera e siamo direttamente dentro il mondo di Google Destination, Google Hotel Finder. Qui è possibile completare la prenotazione passando dai canali che ci vendono e io dico che nel caso in cui un hotel, il vostro hotel, abbia il Booking Engine e sia anche presente sui vari portali OTA, è necessario essere anche qui. È vero che si paga e vi ho lasciato il link al tutorial che ha presentato Google quando ha presentato questa attività, però è vero anche che se abbiamo capito come Google sta facendo l'assopigliatutto, assorbendo l'utente all'interno del proprio ambiente, specialmente da mobile, e sappiamo tutti, se guardiamo le statistiche, che le visite da mobile ormai hanno superato di gran lunga le visite da desktop, dobbiamo considerare anche questo spazio.
anche questo ulteriore investimento che si speri chiaramente che poi ci possa portare un giusto guadagno. Quindi anche qui, query nome hotel, annuncia di awards per brand protection, quindi questa segnatevela se non lo state facendo, schede recensioni su TripAdvisor, presenza nei siti OTA, presenza nei portali locali, Google Hotel Ads e curare la scheda Google My Business, gratuita, con un sacco di nuove features. Spero che abbiate potuto seguire la prima lezione di questa settimana, che era proprio dedicata alla scheda My Business. Nel caso in cui non vi sia tutto chiaro, possiamo comunque rispondere alle vostre domande e magari indicarvi dove in giro per il web si possono trovare degli approfondimenti su come curare la scheda e su quelle che sono le potenzialità che Google ha aggiunto nell'ultimo periodo. Io vi ringrazio, ci sto dentro, lasciamo un po' di spazio alle domande. Ok, Lisa, grazie mille intanto per il tuo intervento e direi appunto di passare subito alle domande. In particolare iniziamo con quella di Maria, che ci chiede: se non abbiamo campagne AdWords attive, quali strumenti gratuiti possiamo utilizzare per analizzare il volume di ricerca per le query? Beh, rimane valido per farsi un'idea e comunque per avere sì, i valori da chi quei valori li accoglie, rimane comunque la possibilità di accedere al Keyword Planner di AdWords. Non sono così dettagliati come se hai una campagna AdWords attiva, quindi dettagliati perché da una query fa dei cluster di query e quindi non c'è il dettaglio delle singole tipologie, però l'idea c'è. E poi ci sono tool come Semrush, per esempio, sì, io userei, io rimarrei comunque su questi due. Ok, Elisa, grazie. Continuiamo con la domanda che ci ha scritto Tatiana, che chiede: Ciao Elisa, vorrei sapere qual è la differenza tra Knowledge Graph e Google My Business. Ecco, Google My Business è una scheda che risponde, con la quale si può interagire, nel senso che a determinata attività corrisponde una scheda My Business, di solito che Google crea in autonomia. Se non l'ha creata, la si può creare ex novo, si segue una procedura, e lì si può interagire, nel senso che si possono scrivere gli orari di apertura e chiusura del locale, si possono inserire le immagini, si possono avere. Raccogliere le recensioni degli utenti e quindi invitare gli utenti a scrivere recensioni su quella propria scheda. Il Knowledge Graph invece è un elemento creato da Google assemblando informazioni. Come dicevamo quando ve l'ho presentato, ci sono le immagini che possono venire da siti oppure da utenti, ci sono le prime righe che vengono normalmente prese da Wikipedia, se si tratta di una località o comunque di una realtà che ha una pagina disponibile su Wikipedia, oppure possono essere delle informazioni raccolte anche dal sito esistente di tale brand o insomma, se non c'è una pagina Wikipedia, se non c'è un sito istituzionale che ne parla. E all'interno di Google My Business non ci sono tutte quelle porte che conducono l'utente all'ambiente Google. Quindi il Knowledge Graph lo si trova nella SERP, la scheda Google My Business si trova facendo una ricerca, per esempio, da mobile sulla mappa, indicando il nome del negozio o il nome dell'hotel. Sono due cose completamente differenti. Il Knowledge Graph è creato da Google e non si interagisce. Google My Business si può reclamare la scheda, si può costruire la scheda e si può interagire sia con le informazioni che Google ha di noi, sia con gli utenti, perché all'interno della scheda My Business ci possono essere anche uno scambio di domande e risposte con gli utenti. Ok, direi che sei stata esaustiva rispetto alla domanda che ti avevano fatto. Io andrei avanti appunto con un'altra domanda che è quella di Luca e che ti vuole chiedere se si possono lasciare review su Google Review non solo per locali o località, ma anche per siti web. Se esiste la scheda My Business, si può lasciare una review che va poi su quella scheda. Ottimo,
Donato invece ti chiede un esempio pratico, un consiglio. Per una query come Hotel Salento, cosa si potrebbe fare per migliorare il rank? Hotel Salento è proprio è la stessa situazione di Hotel Lago di Garda. È un'indicazione geografica e non è una località. Tra l'altro si riferisce proprio a un hotel, ma c'è cioè, una struttura di un singolo hotel, non di un portale. Io non punterei su quella query, punterei ad raccogliermi dello spazio all'interno di quei siti che hanno visibilità per quella query. Non si può pensare di scalare la SERP con un sito hotel per una query così ricercata, così importante e così informativa. Non è un intento votato alla prenotazione in un determinato hotel, è ancora una fase del funnel in cui l'utente cerca informazioni. Quindi sarebbe sbagliato, sarebbe una mossa poco astuta da parte di Google mostrare un singolo hotel. Poi, vogliamo dircelo, se si fa una campagna di link building estrema, probabilmente con Hotel Salento si occupa anche la SERP, ma non è un risultato duraturo. E sui risultati non duraturi non. È sempre bene non lavorarci. Ok, Silvia invece ti chiede se esiste uno strumento paragonabile a Google Hotel Ads, però per le attività locali non ricettive, quindi intende professionisti, artigiani e cose di questo genere. No, in realtà no, non allo stesso livello di investimento fatto da Google. Nel senso che non esiste un ambiente dedicato a queste cose, però è chiaro che si può lavorare, si può acquistare degli spazi pubblicitari all'interno delle mappe. Questo sì, questo si può fare. Quindi potrebbe essere interessante, per esempio, uno fa l'idraulico e decide di promuoversi quando un utente in qualche modo da mobile specialmente cerca idraulico in un raggio di 20 km o 30 km. Dalla sede dell'idraulico stesso e apparire come annuncio tra le proposte che Google fa e quindi avere quella videata, questa se non la troverò mai, non la troverò mai. Comunque avere la videata con la mappa e a sinistra, non era questa, e a sinistra l'indicazione di annuncio. E quindi sì, in questo modo si supera comunque, si superano i risultati organici, anche nelle mappe. Ottimo. Allora, invece Cristina ci ha scritto: Google Trends può essere d'aiuto per vedere quanto ha ricercato un argomento? Qual è la differenza con il tool per verificare il traffico nei siti internet? Oddio, mi ripeti la domanda? Sì. Allora, Google Trends può essere d'aiuto per vedere quando ha ricercato un argomento? Qual è la differenza con il tool per vedere il traffico? Vediamo Allora, se facciamo così, potrebbe essere. diciamo questo, ho proprio la videata, quindi trend del volume di ricerca preso dal Keyword Planner, sono comunque dati che vengono da Google Trends. Quindi se la domanda è c'è corrispondenza o sono complementari o comunque si somigliano i due tool, sì. Sì, perché i dati che si trovano nel Keyword Planner, che sono quelli che io ho mostrato, vengono comunque da Google Trends. Quindi se si deve capire quando un argomento è cercato, quanto un argomento è cercato, una stagionalità, una tendenza su una nuova parola o cose di questo genere, io ti suggerisco di lavorare su Google Trends perché ha più, è esploso in tutte le sue forme, ci sono maggiori approfondimenti, mentre quello che ci ritroviamo nel Keyword Planner è semplicemente questo grafico con trend di ricerche per vedere una sorta di stagionalità. In Google Trends invece si ha la possibilità di entrare nel dettaglio di ogni singola voce, di confrontare varie parole. Quindi io userei Google Trends e non andrei a cercare nulla di qua perché sono dati che vengono da di là. Ottimo, grazie. Sarà Cristina ti ha ringraziato, quindi direi che hai risposto in pieno a quella che era la sua domanda. Perfetto. Bene, guarda, ci sarebbero altre domande, però abbiamo raggiunto il tempo massimo. Io Quindi. voglio dire a tutti voi che avete ascoltato che quando ho iniziato
iniziato a chiacchierare con i ragazzi, gli ho fatto presente che non ero convinta che questo tipo di intervento potesse piacere a tutti, ma che io ero esaltata dalle analisi delle SERP. Spero in qualche modo di avervi trasferito quegli insight che io cerco sempre, quei tantissimi suggerimenti che mi vengono per le strategie clienti varie, sempre analizzando la SERP e cercando di capire come Google, ragiona. Mi auguro che vi sia piaciuto davvero, questa volta più delle altre. Beh, in realtà durante l'intervento sono arrivati alcuni commenti. Tra l'altro anche Tatiana adesso ci dice molto interessante e altri ringraziamenti, quindi direi che hanno colto il messaggio, Sì, ecco. insomma, dai movimenti e dalle reazioni dei partecipanti direi che è stato un successo. Allora, No, grazie. arrivati alla conclusione di questa settimana della formazione sul web marketing turistico, noi vi ricordiamo che giovedì 26 aprile ci sarà il Day Plus con il focus sul GDPR, visto che è stata una domanda e un tema, diciamo, ricorrente durante gli interventi di questa settimana, magari può interessare a molti e vi invitiamo a partecipare a questo Day Plus molto interessante e mirato. Mentre con la prossima settimana della formazione, ci rivediamo il 2 maggio invece con interventi dedicati al no profit, quindi il digitale legato al mondo del no profit. Intanto Lisa, Cristina, oltre che ringraziarti e fare complimenti, ti chiede maggiori approfondimenti. Quindi per questo invitiamo Cristina, o a contattarti, ai tuoi account, sui social oppure anche a scrivere, sugli account ufficiali, Facebook e Twitter della settimana della formazione, che ricordiamo essere. La settimana della formazione per Facebook e sette formazione per Twitter. Quindi direi che a questo punto siamo giunti effettivamente alla fine di questa settimana della formazione dedicata al web marketing turistico. Sì, ne approfittiamo solo per fare un ultimo lancio. Vi ricordiamo che al Web Marketing Festival del 21, 22 e 23 giugno ci sarà un'intera sala formativa dedicata a queste tematiche, per cui se volete ulteriormente approfondire questi temi e volete risposte a vostre ulteriori domande, potete trovare, insomma, pane per i vostri denti al Web Marketing Festival. Perfetto. Potrò anch'io. Infatti ti stavamo per chiedere, Lisa, ci sarai anche tu? Ma penso proprio di sì. Non so se che questa volta farò la moderatrice in quella sala, ma da qualche parte mi trovate. Perfetto, perfetto. Bene, dai, allora noi siamo giunti alla conclusione e lasciamo Lisa e i partecipanti. Sì, con un grande ringraziamento e vi auguriamo Grazie. una buona serata e un buon weekend. A presto, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.